Carissimi amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Universe Mode su WWE 2K23. Siamo a SmackDown e dunque colleghiamoci subito sul ring per ascoltare il general manager di SmackDown, Tyler Breeze. Signore e signori, benvenuti a SmackDown. Dunque, come già sapete, a seguito del draft avvenuto a Raw, Cody Rhodes è stato privato d'ufficio del titolo universale, dato che è stato selezionato per il roster rosso. Perciò, in qualità di general manager di SmackDown, vi annuncio ufficialmente che il titolo universale verrà messo in palio nel main event di questa serata. Tyler, aspetta, perché perdere tempo per decretare il nuovo campione universale quando davanti a te hai l'uomo perfetto per detenere quella cintura? Io sono Austin Theory, io sono il campione degli Stati Uniti, ho vinto questa cintura due volte e ne sono stato il più giovane detentore, così come sono stato il più giovane detentore della valigetta Money in the Bank. Io sono il presente ed il futuro di questa compagnia e lavoro tutti i giorni per essere sempre il migliore. Perciò fai la cosa giusta e assegnami d'ufficio il titolo universale, perché quel titolo non può avere un detentore migliore al di fuori di me. Assolutamente no, ma stai scherzando? Sono appena stato eletto GM da pochi giorni e dovrei macchiarmi la reputazione per fare una cosa così meschina e truffaldina ai danni del WWE Universe e di tutte le persone oneste che lavorano in questa azienda? Ma dai, per favore. Facciamo così. Io ti darò l'opportunità di vincere il titolo universale, perché la gran parte delle cose che hai detto sono vere. E un atleta del tuo calibro merita assolutamente di competere per questa cintura. Perciò, adesso si terrà un match tra due atleti di fama e calibro assoluto. Due atleti vincenti e forti. Bobby Lashley ed AJ Styles. Il vincitore di questo match ti affronterà nel main event della serata per decidere chi sarà il campione universale. Buona fortuna, giovanotto, perché ne avrai parecchio bisogno. E dunque, amici, dopo quanto dichiarato poco fa da Tyler Breeze, dovremo assistere proprio adesso al grande match fra Bobby Lashley ed AJ Styles, e chi vincerà questo match affronterà nel main event della serata Austin Theory per il titolo universale. Ci siamo, signori, la contesa può avere finalmente inizio. Bobby Lashley parte subito fortissimo su AJ Styles, con questa scarica di pugni, mamma mia. Adesso AJ però non ci sta, contrattacca, pugno sullo stomaco, ancora Lashley che lo stronca, no, ancora AJ ginocchiata, ancora Styles afferra Bobby, prova un suplex, no, Lashley piomba le sue spalle, poi lo colpisce ripetutamente sulla schiena, botte da Orbi, signori, ancora Lashley afferra AJ, poi lo prende, lo spatrangolino, rincorsa, no, ginocchiata di AJ che adesso
Prende Lashley, lo braca all'angolo, poi lo colpisce con un calcione, adesso si dà lo slancio alla seconda corda. Sunset flip, signori, ciospinamento, uno. Niente, Lashley in qualche modo riesce a rialzarsi, allora AJ lo prende. Lo gira di lato, calcione, dritto sulla schiena, ancora Styles che non si ferma, mette seduto, Bobby, calcione, ancora una volta. Poi lo rimette in piedi, adesso è pronto a passare la prossima manovra, infatti lo sbatte verso il cuscinetto dell'altro angolino, poi ancora, guardate, riprova. Il Sunset Flip come prima, mamma mia, stavolta l'impatto sembrava ancora più forte, adesso afferra Lashley per il braccio, gli ha torciglia, e lo colpisce. Dunque si prosegue, ancora AJ, prova un calcione, ma qui Lashley con il suo sgambetto lo fa cadere al tappeto, ancora Bobby afferra AJ, German Suplex di pregevole fattura, lo schianta al tappeto, ancora Bobby gomitata in caduta. Vi ricordo ragazzi che chi vincerà questo match affronterà Austin Theory nel main event della serata per il titolo universale vacante. Adesso Lashley prova la rincorsa, no, ancora Styles che lo bracca, ancora AJ, no, prova una chop, ma qui Bobby non ci sta, passa il contrattacco, poi AJ lo colpisce al ginocchio, lo bracca gli angolino, ancora Styles, cosa vuole fare? No, ha cercato di scassare il ginocchio, mamma mia che dolore per il ginocchio di Bobby, ancora AJ, guardate, calcola le distanze, prova un drop kick sul corner, ma qui Bobby non ci sta, passa il contrattacco, scarica di pugni, poi prende AJ, se lo inzaina, body slam, lo manda al tappeto, adesso sale addirittura sulla seconda corda, Bobby si lancia gomitata, ma qui AJ lo evita in qualche modo, poi lo prende, lo rimette in piedi, attenzione, no, esegue la calf crusher, e qui per Bobby sono guai, qua Bobby potrebbe rischiare di cedere, AJ continua a fare leva sulla presa, attenzione però a Bobby che in qualche modo con questa gomitata sulla schiena si libera dalla manovra, poi afferra Styles, tentativo di powerbomb, infatti lo prende e lo schianta al tappeto, adesso prova la chiusura, 1-2, niente, Styles in qualche modo riesce a rialzarsi e dunque si prosegue, Bobby viene scraventato da AJ al tappeto che riesce a contrattaccare, DDT a corto raggio, ancora Lashley al tappeto. Adesso AJ si reca la zona dell'Epron e qua ragazzi chiama la Phenomenal Forearm e qua sono guai per Bobby, Phenomenal Forearm, AJ porta a casa la vittoria signori, c'è lo schienamento, 1-2, no, Bobby Lashley riesce a rialzarsi, grande reazione, mamma mia, ancora AJ allora che è pronto a studiare la prossima manovra, porta Bobby sulle corde, ancora AJ lo afferra, poi se lo inzaina, lo fa impattare contro la terza corda, ancora Styles che non si ferma, prende Bobby da dietro, lo aggancia, cosa vuole fare? No, lo schianta, pancia in terra, e adesso insiste con lo schienamento, vuole a tutti i costi chiudere, portare a casa la vittoria, 1-2-3, no, manca il 3 signori, manca il 3, ancora Bobby che si rialza, allora AJ accelera i ritmi, lo prende, lo rimette in piedi, Lashley con suo sgambetto lo fa cadere a terra, poi lo prende, lo rimette in piedi, e qua ragazzi è tempo di Dominator, e Lashley, guardate, mamma mia, schianta Styles al tappeto, e va a vincere, 1-2, niente, Styles, allora riesce ad alzarsi con un bel colpo di reni, quindi Lashley, attenzione, cosa vuole fare, Urtlock signori, Urtlock, e qui Styles non ce la fa più, dai, qua è impossibile evadere dalla mossa finale di Bobby Lashley per eccellenza, la Hurt Lock, e AJ sta lottando con tutte le sue forze, è davvero dura, vediamo un pochino se riuscirà a liberarsi, Lashley intanto continua a scuoterlo, a stritolarlo, e AJ qua rischia di cedere, però sa che non è il momento, sa che bisogna resistere, perché chi vince passa nel main event per il titolo universale, quindi Styles prova a lottare, a resistere, ma qui Bobby non vuole saperne di mollare, ancora AJ che prova a liberarsi in qualche modo, forse ci riesce, sì, pestone, poi manovra scassa mascella su Bobby Lashley, attenzione ancora Styles, no, Lashley ancora una volta che lo contrasta, ancora Bobby, no, Styles non ci sta, passa il contrattacco, ancora AJ che colpisce Lashley ad un ginocchio, mamma mia che botta. Ancora Lashley che prova a rialzarsi, ma qui AJ lo bracca, come dire, stai giù. Infatti, diti a corto raggio e lo manda al tappeto. Adesso AJ calcola le distanze, drop kick, ma qui niente. Lashley lo evita, lo colpisce da dietro, ancora Lashley che non si ferma, no, gomitata in faccia di AJ Styles, che adesso no, insiste con la calf crusher, no. Attenzione, AJ insiste,
Non molla, non molla. E adesso è Lashley che si trova nella condizione di dover cedere, di dover rischiare di cedere, semmai. Lashley, guardate, le corde sono lontanissime, non le può raggiungere. E qui, infatti, che le situazioni sono molto, molto difficili. Qua è difficile uscirne. È qua che bisogna dimostrare di saper resistere. Infatti, Lashley sta provando in qualche modo, però le forze ormai gli vengono a mancare. Styles è sicuro della vittoria. Infatti, guardate, mantiene saldissima la presa. Non deve agitarsi neanche troppo, perché qui Lashley è davvero impossibilitato da reagire. Corde, ripeto, lontanissime. AJ ancora con la presa. Continua a insistere. Però Lashley, riesce a liberarsi. E allora guardate, c'è la reazione di Bobby. No, Styles con capriola lo evita. Poi no, non ci credo. Styles Clash è finita, signori. Qua è finita. Qua è finita. Styles Clash per Bobby è la fine. Sullo schienamento. Uno, due. No, Bobby Lashley riesce ad alzarsi clamoroso. Guardate, AJ Styles sbigottito. Non credo io che va a calcolare le distanze. Rincorsa, no, no, va a vuoto col ginocchio. Ma non ci credo adesso. Bobby per la rincorsa. Running STO e lo manda al tappeto. Styles però non demorde. Continua a rialzarsi. Allora Bobby lo prende. Attenzione, no, 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 no. E qua è tempo di vertical suplex. Vertical suplex, guardate, lo tiene sospeso in verticale. Gli fa andare tutto il sangue al cervello. Adesso pure con una sola mano. Non ci credo, mamma mia, ha colpito e affondato. E adesso Lashley carica la sua manovra risolutiva, carica la sua spear. E quindi rincorsa, spear. E qua Styles ormai è bello che tramortito. Uno, due, tre. Nel main event, signori, avremo Bobby Lashley contro Austin Theory per il titolo universale. Here is your winner, the Che bello tornare a SmackDown, l'Alpha Academy è di nuovo nello show blu, signori. E per celebrare questo grande avvenimento, il mio grande e fedele amico Otis è pronto ad offrire una Open Challenge a chiunque abbia voglia di affrontarlo. Perciò, se qualche idiota vuole venire qui per finire maciullato da lui, che si faccia avanti. Grazie! E dunque si parte col match. Otis subito all'assalto di Brock Lesnar. Mamma mia, che partenza per il componente dell'Alpha Academy, che oggi è bello carico. Porca miseria, che partenza a scoppio. Ancora Otis prende Brock, lo rimette in piedi. Oddio, ceffone da parte di Brock Lesnar, che adesso lo porta subito a Suplex City. No, vabbè. Oh mio Dio, mi sa che qua è già finita per Otis. Brock, guardate, lo aiuta a rimettersi in piedi, poi lo aggancia nuovamente, ancora German Suplex. E siamo a due, signori, e siamo a due. Otis si tocca la schiena, è dolorante, guardate, fa fatica a rialzarsi. Brock ancora lo aggancia, terzo German Suplex. E qua ragazzi, mi sa tanto che per Otis è già giunto il momento dei saluti. Brock, guardate, no, non esegue un altro suplex, anzi lo prende, lo manda all'angolo e se lo riempie di pugni, ma qui Otis prova ad avere uno scatto d'orgoglio, panciata, in rincorsa, sì, così, Otis, mamma mia.
mia, che gomitata in caduta su Brock Lesnar. Prova subito schienamento. Niente, conto di zero. Conto di zero, Brock si alza subito. Guardate, ho tirato un braccio teso, ma niente, Brock ancora una volta lo scansa, poi lo aggancia. Ancora German Suplex. E si prosegue, signori. Suplex City. Ormai il viaggio a Suplex City è stato già intrapreso e non si può annullare. Ancora German Suplex. Brock Lesnar continua a malmenare Otis, che guardate, prova addirittura a svignarsela all'esterno del ring. Allora Brock lo insegue, così no, ma qui è caduto una trappola di Otis. Lo riempie di pugni, ancora Otis, ancora Otis, ma qui Brock non ci sta, guardate, lo prende, no, pure all'esterno. Oh mio Dio, German Suplex all'esterno del ring, basta ragazzi, basta veramente. Oh mio Dio, adesso Brock, guardate, prova a tornare sul ring. Ma che bastardo, Otis lo fa cadere, non ci credo. E ancora Otis che se la gioca, se la tenta, così. Prende Brock, lo rimette in piedi e qua lo vuole riportare sul quadrato. Grande Otis, Otis se la sta tentando, Otis se la tenta, tende al varco Brock, guardate. Quello prende, non ci credo, la World Strongest Slam, la finisher di Otis che va a chiudere su Brock. 1, 2, niente, Brock si rialza. Allora Otis lo prende, lo rimette in piedi, adesso no, Brock ancora che contrattacca con un bel pugno. E poi di nuovo a Suplex City, German Suplex, lo tiene avvinghiato, ancora German Suplex. E poi ancora German Suplex, qua ragazzi, per Otis mi sa tanto che è finita. Gable, guardate, prova a distrarre l'arbitro, attenzione Brock, si inzaina Otis, attenzione, tempo di F5, intanto torna l'arbitro per contare il suo schienamento, 1, 2, 3, Brock Lesnar sconfigge Otis. Here is your winner, Brock Lesnar! Ehi Randy, che bello che sei tornato dall'infortunio. Allora Randy, siccome i titoli di coppia di SmackDown sono stati resi vacanti a seguito del draft, dopo dovremo combattere in un triple threat tag team match contro il Judgment Day e i Brawling Brutes per decidere chi si prenderà le cinture. Ehi Randy, mi stai ascoltando? Dai, dobbiamo farcela. Immaginati io e te al centro del ring che rifiliamo un paio di belle RKO a quei brutti ceffi. Sarebbe bellissimo. E poi ce ne andiamo a festeggiare. Ehi Randy, sei contento? Dai, fammi un sorriso. Basta, chiudi la bocca. Sono stato fermo per quasi un anno per infortunio e ti assicuro che mi stai facendo girare talmente tanto le palle che quasi quasi me ne ritorno subito a casa. Mi stai facendo la testa a pallone. Stai zitto e ascoltami bene. Più tardi non fare stupidaggini sul ring. Segui ciò che ti dico e basta. E adesso non azzardarti a fiatare. Avanti. Fila dritto in silenzio nel tuo stanzino ad allenarti. E adesso amici è tempo di assistere al prossimo incontro dove avremo in azione Drew Gulak contro Omos. Dressing the coldest, impressing the suckers that said I was bogus. I gave them a second.
Signori, il match può avere inizio e Omos, mamma mia, travolge subito il Gulak con un bel braccio teso in corsa. Che potenza, mamma mia, da parte del gigante nigeriano che adesso cammina sopra il corpo del povero Gulak che continua a soffrire. Oh! Mamma mia, che leg drop sulle cosce da parte di Omos che continua a disintegrare e martoriare il suo avversario. Adesso lo prende, lo sbatte all'angolino, rincorsa, oddio! Che impatto, ancora Omos! Di nuovo qua ragazzi per Gulak, mi sa tanto che è già finita, dai basta. Omos lo prende ancora, lo rimanda all'angolo, stavolta va vuoto, Gulak ne approfitta, così no, scarpata da parte di Omos che adesso lo prende, guardate, oh, ginocchiata, dritta sulla faccia, mamma mia, ancora Omos che continua a camminare su Drew Gulak, oh mio Dio che potenza di percosse, che violenza inaudita, ancora Gulak che riesce con coraggio a contrastare il gigante nigeriano, dai, ancora Gulak, no, Omos, no, Gulak, prova una chop, no, ancora Gulak, e qua niente, Omos lo prende, lo agguanta, e lo mette KO con la sua finisher, e qui, è finita, 1, 2, e 3, vince Omos. Here is your winner, the Nigerian Giant, Omos! E adesso amici è tempo di passare al match che assegnerà i titoli di coppia di SmackDown vacanti. E dunque da un lato abbiamo Ridge Holland e Butch, ovvero The Brawling Brutes. Dall'altra abbiamo il Judgment Day, ovvero Finn Balor e Damian Priest. Purtroppo dovevano partecipare alla contesa anche gli altri bro, ovvero Riddle e Orton. Però ragazzi, i due beniamini del pubblico, come abbiamo visto prima, sono stati purtroppo brutalmente aggrediti nei parcheggi. E dunque lo staff medico li ha dichiarati impossibilitati a combattere. Damn!
Ci siamo amici, può avere finalmente inizio la contesa e Butch, guardate come parte subito fortissimo l'attacco su Finn Balor. Mamma mia che compilation di calci e pugni, ancora Butch, no. Finn Balor lo stronca e poi lo scaraventa con il sweep verso l'angolino, rincorsa di Finn, ma qui Butch, ancora una volta, guardate, riparte all'attacco, più agguerrito che mai, ma qui Balor non ci sta e risponde con queste gomitate ripetute sullo stomaco, ancora Finn, braccio teso, niente, Butch lo evita con astuzia, poi se lo inzaina con questo back suplex, lo schianta al tappeto. Ancora il componente di Brawling Brutes, Sheamus intanto che applaude a bordo ring per la prestazione del suo prezioso alleato. Intanto Balor reagisce, guardate ancora Butch come risponde. Quanti botte e risposta stiamo vedendo in questo avvio di match che vi ricordo è valevole per i titoli di coppia vacanti di SmackDown. E alla contesa dovevano prendere parte anche gli Archie Bro che purtroppo sono stati aggrediti brutalmente nei parcheggi da qualcuno. Intanto schienamento, Priest interrompe tutto e poi si avventa su Ridge Holland. Dicevo, scopriremo poi prossimamente forse qualcosa di più a riguardo su questa aggressione misteriosa ai danni degli Archie Bro. Intanto Butch vuole cercare di spezzare le ossa delle dita della mano di Balor, guardate ancora come se lo lavora bene. Mamma mia, pressa sul braccio eppure sulla nuca, adesso stomp sulla parte bassa della schiena. Mamma mia ragazzi, violenza davvero allo stato puro. Adesso Butch prende Balor, lo scaraventa di peso all'angolino, gli rifila una chop. Ancora Butch, ancora chop, però un'altra chop, no, qui ragazzi Balor non ci sta, passa il contrattacco, Slim Blade e lo manda al tappeto, poi un double foot stomp, calcione sul petto, poi ancora Balor insiste, rincorsa gomitata, poi decide con un balzo di salire sulla cima del paletto e qui Balor si tuffa con questa ginocchiata, ma Butch con astuzia lo evita e dunque lo rimette in piedi, è pronto a passare la prossima manovra, infatti lo trascina, lo sbatte contro il cuscinetto dell'angolo e qui c'è il cambio per Ridge Holland che entra nella contesa per la prima volta. Adesso grande manovra in collaborazione, back body drop assistito. Adesso Holland si avventa con tutte le sue forze su Finn Balor, gli sbatte ripetutamente la testa al tappeto, mamma mia. Ancora Holland non si ferma, ma qui Balor non ci sta, uno stomp e poi lo scaraventa verso il suo angolino. E qua mi sa tanto che c'è il cambio per Damian Priest, infatti Damian entra, si prende il cambio e adesso Judgment Day risponde con questa doppia spallata, mamma mia. Ancora Priest, prova un calcio di rotazione, ma qui Holland intercetta tutto, poi lo prende, se lo vuole inzainare, forse per una powerbomb. Attenzione, Priest ribalta tutto, con questa culla prova a schienarlo, vediamo, 1, 2. Niente da fare, Ridge riesce a rialzarsi adesso. Priest si avventa su di lui, scarica di pugni, no, Holland! Oh mio Dio, lo colpisce violentemente in corsa al ginocchio. Ancora Ridge che non si ferma, prende Priest, lo manda di peso all'angolo, rincorsa un forearm, poi lo scansa via. Calca le distanze, rincorsa, braccio teso, dritto sulla schiena, poi guardate cosa fa, prende di mira Finn Balor, ma non ci credo, lo colpisce brutalmente. Allora Priest decide di avventarsi su Butch, ma qui Butch colpisce Priest che rimane stordito e guardate, lo provoca pure. Allora Priest lo insegue a bordo ring, ma qui arriva Holland con la chiappa, come dire, vieni qua, dove vuoi andare, cosa volevi fare, eh? E infatti adesso Holland la chiappa, ci riprova, infatti adesso la powerbomb sì che va a buon fine e adesso prova a chiudere con lo schienamento, 1, 2, niente, colpo di reni da parte di Damian Priest. Holland adesso insiste, ma qui Priest non ci sta e contrattacca, poi lo prende, cosa vuole fare? Oddio, lo butta all'esterno del quadrato con un sacco di immondizia, poi guardate, Balor rincara la dose colpendo Holland e poi arriva pure Priest, no vabbè, ma questo è un 2 contro 1, powerbomb sull'apron ring, mamma mia ragazzi che violenza. Adesso Priest prende Ridge Holland, lo butta al tappeto e poi gli rifila un calcione sull'interno coscia, mamma mia ragazzi, contesa davvero incredibile. Adesso Irish Whip contro i granelli d'acciaio, no vabbè, momento di grande difficoltà per i Brawling Brutes. Adesso Priest continua a portarsi a spasso Ridge Holland, attenzione però perché i due rischiano un doppio count out. Adesso Priest riporta Holland sul quadrato, poi lo rimette in piedi e qui adesso si inizia con una combinazione di colpi, ma qui Holland non ci sta, European uppercut e lo mette a tacere, poi lo prende, lo rimette in piedi, attenzione, oddio, la sua manovra speciale, che suplex, bellissimo, e qui guardate, colpisce
Finn Balor lo vuole solo mettere dal match, ma qui Balor non ci sta e risponde con un pugno. Adesso Holland, guardate, ritorna a schienare Priest. 1, 2, niente da fare. Priest esce a rialzarsi. Holland si dispera, ma qui Finn Balor con quel colpo gli ha fatto perdere un po' di tempo. Intanto Holland, guardate, insiste su Priest. 1, e stavolta niente. Stavolta Priest si rialza subito di forza. Adesso Holland insiste. Irish Whip lo manda verso l'angolino. E qui rinforzi freschi. Cambio per Butch, che fanno la contesa. E adesso i due vediamo cosa fanno. No, vabbè, manovra in combo. Oddio, questa è letale, questa è letale. È la fine per Judgment Day, suo schienamento. No, Finn Balor si avventa subito su Butch per intercettare lo schienamento. Allora Butch prova a colpire Damian Priest, che guardate, passa al contrattacco con la sua manovra speciale. E adesso tutto si è ribaltato. Suo schienamento. 1, 2, niente. Colpo di reni da parte di Butch. Combattimento davvero estenuante. Adesso Priest sulla situazione, poi con calma si reca al suo angolino. Cambio per Finn Balor, forze fresche. Balor torna nel match. Sling Blade su Butch. Adesso con un balzo sale sulla cima del paletto. Attende al varco Butch. Guardate Balor sulla situazione. Butch fa fatica a rialzarsi. Adesso sì. Oh! Colpo sullo stomaco, intercetta tutto quanto. Così Butch, Butch, Butch. Guardate, mani sul naso di Balor. E poi stomp, stomp sulla nuca. Mamma mia, intanto Sheamus esulta a bordo ring per le prestazioni di Butch, che intanto prende Balor. Lo spiaccica l'angolino, poi lo carica sulla cima del paletto. Butch, niente. Finn Balor passa al contrattacco, però un forearm. Butch lo respinge. Guardate, colpisce Priest, poi torna Balor. No, ancora Butch, Butch, Bitter End. E qua tanti saluti per il Judgment Day. È la fine, Bitter End. C'è lo schienamento di Butch su Balor. 1, 2. Balor, Balor si rialza giusto in tempo, ma non ci credo. Allora Butch lo prende, lo rimette in piedi, poi decide di mandarlo verso l'angolino. Poi una chop, ancora Butch, prova a chop. No, Finn Balor, guardate, passa il contrattacco, prende Butch. Poi guardate, chop, pugno, chop, pugno, chop, pugno, compilation di chop e pugni. Mamma mia, signori. E poi gomitata in caduta sul componente di Brawling Brutes. Intanto cambio per il Judgment Day, torna Damian Priest e qui sgattaiola via Butch. Cambio per Ridge Holland, che si avventa su Damian Priest, che però lo colpisce con questa ginocchiata sul cranio. Ancora Priest, 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 che non si ferma. E qui vuole mettere il punto definitivo al match. South of Heaven, e qua è finita la contesa. 1, 2. No, Butch, Butch salva Ridge Holland. Mamma mia, signori, clamoroso. Allora Priest, guardate, insiste, insiste. Prende Holland e poi lo impila al tappeto. Violenza inaudita. La contesa prosegue a ritmi sempre elevatissimi. La qualità davvero è a livelli allucinanti. Qui va vuoto Priest. Allora Holland, guardate come ne approfitta. Sfrutta questo momentum e infatti lo colpisce senza alcuna sosta, con grande brutalità. Ancora ginocchiata in caduta sulla faccia. Ancora Holland mette in piedi Priest. Lo farà per bene, poi lo vuole portare verso l'angolino. E qua forse vuole dare il cambio a Butch, che non la contesa. Guardate, Holland lo tiene bloccato. Butch colpisce Priest, che però guardate, oddio, si avventa su di lui con questa spallata, o meglio con questa spear. Poi un calcione. Ancora Priest che si lavora per bene. Butch continua a farlo soffrire per bene. Mamma mia, gomitata in caduta. Adesso Priest vuole salire addirittura sulla seconda corda. No, vabbè, cosa vuole fare? Niente. Butch con grande astuzia lo evita, poi lo afferra. No, Priest ancora una volta non ci sta, contrattacca. No, Butch lo colpisce. Butch, 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 Butch. Prende Priest e continua a colpire con questi sganascioni. Cambio per Ridge Holland. Di nuovo Holland che torna nel match. Qui Priest cerca di sgusciare via verso Balor, ma qui Holland lo aggancia. Gavrinch suplex e lo manda al tappeto. Ancora Ridge prende Priest. Oh mio Dio, e lo affonda, mamma mia, con la sua manovra speciale. Basta, è finita, signori. 1, 2, no. Finn Balor ancora una volta salva Priest. Butch intanto lo butta fuori dal ring. Holland adesso si avventa come una furia su Damian Priest. Pugni, pugni e pugni a raffica. Ancora Holland. No, basta,
Basta, signori, Priest, qua non ci sta, passa il contrattacco, rincorsa verso l'angolino, lo spiaccica, ancora rincorsa, oh, che calcione, mamma mia, intanto Priest si reca all'esterno del ring, guardate, per prendere Butch, oh mio Dio, e lo spiaccica contro i gradini d'acciaio, poi si concentra su Ridge Holland, che intanto è lì martoriato a bordo ring, e qui South of Heaven all'esterno del quadrato, no vabbè. No vabbè, lo ha neutralizzato, ragazzi, lo ha neutralizzato. Adesso Priest si mette in piedi Holland. Oh, lo schianta contro i granini d'acciaio. Intanto l'arbitro conta. Qui, ragazzi, per i Brawling Brutes si mette davvero molto male. Adesso Priest riporta Holland sul quadrato. Ridge, guardatelo, è lì che non ci capisce più niente. È completamente stordito e quindi cambio per Finn Balor che torna nel match. E qua, ragazzi, è davvero dura, è davvero durissima. Balor prende Holland, lo porta verso l'angolino. E poi cosa fa? No, 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 lo sistema. No, 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 no. Balor, calcola le distanze, rincorsa! Mio Dio, qua Ridge Holland è KO. Intanto Butch viene stromesso dalla contesa. Adesso Balor sale sulla cima del paletto. E qua, ragazzi, è tempo di coup de grâce. E qui è finita. Schienamento 1, 2... 3, i Judgment Day vincono i titoli di coppia di SmackDown. Here are your winners and the new SmackDown Tag Team Champions, Finn Balor and Damian Priest. Ah, che scocciatura. Il draft mi ha riportato in questa topaia puzzolente. SmackDown è un ambiente malsano, circondato da gente della peggior specie. Non mi credete? Smettetela di fischiare, perché ho ragione. Prendiamo come esempio gente del livello di Dexter Lumis. Costui se ne va in giro con l'aria da criminale, soffocando e rapendo la gente. Così, totalmente a caso. E nella peggiore delle situazioni, ricorre pure all'utilizzo di un'ascia. Questo qua è un pazzo criminale e andrebbe radiato da questa disciplina. Ehi, 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 Corbin, ti consiglio di non proseguire. Non lo vedi il modo con cui Dexter ti sta osservando? Qui l'unica persona pazza sei tu. Per caso vuoi finire maciullato da Dexter? Comunque, mi sa che ormai il dado è tratto. Perciò, conoscendo Dexter, l'unico modo per calmare la sua ira è sancire un bel match. E dunque diamoci appuntamento qui, per settimana prossima. Così Dexter potrà sfogarsi in modo sano contro di te, in un match uno contro uno. E tu, Corbin, potrai provare a far valere le tue ragioni. E adesso, amici, siamo giunti finalmente al nostro main event, che sarà valevole per il titolo universale. E dunque, da un lato abbiamo il campione degli Stati Uniti, Austin Theory, dall'altra Bobby Lashley. I don't see nobody. I don't see nobody. Who's stepping to me? I don't see nobody. I see-
20 pounds, Austin Theory! Better than resting opponents, flexing and focus. I'm leaving them all looking stressed and broken. How am I hopping? I'm dressing the focus. Impressing the suckers that said I was bogus. I gave them a second, it's over. Lifting the weight that they put on my shoulders. Now I'm the champion, they wanna be homies. But I don't have friends when I was at my lowest. And now I'm the greatest, brushing off haters. Call me the focus, there ain't no debate. I'm winning, I'm amazing, I'm sitting at free. Siamo amici, finalmente si parte con il nostro main event, titolo universale in palio, in teoria, guardatelo, il campione degli Stati Uniti come bello fresco e riposato, mentre Lashley è stanchissimo dopo aver combattuto un duro match a inizio serata contro AJ Styles. Infatti Bobby sta subendo l'ira di Austin Theory, che vuole mettere le mani a tutti i costi sul titolo universale per diventare doppio campione. Ancora Theory, no, guardate Lashley, mamma mia come reagisce, incazzato, ma qui Theory lo evita, con astuzia. Big Boot lo manda al tappeto, uno, niente, colpo di reni immediato da parte di Bobby Lashley, che non ne vuole sapere, rimanere al tappeto, nonostante la stanchezza. Adesso Theory lo prende, attenzione, vuole forse bombizzarlo, powerbomb del campione degli Stati Uniti, ancora tentativo di schienamento, niente, stavolta Lashley, neanche il conto di uno, si alza immediatamente, ancora Theory, niente, Lashley lo stronca subito, lo afferra per bene, poi lo scaraventa all'angolo, rincorsa di Bobby, no, ginocchiata di Theory che respinge, adesso lui che lo mette all'angolo, poi... Guardate cosa fa, lo prende, lo manda, guardate, sulle corde! E poi che forearm, bellissimo, uno, niente, ancora kick out di Bobby Lashley. Theory continua ad insistere in ogni modo possibile. Ancora, afferra Bobby. Lo porta di peso verso le corde, ancora Theory, lo afferra per bene, poi usa le corde come effetto molla per colpire Lashley ripetutamente sullo stomaco. Lashley cade tramortito al suolo, Theory si avventa su di lui. Scarica di pugni sulla faccia, Theory. Ancora Theory, stomp sullo stomaco, adesso Lashley ribalta tutto. Adesso è lui che riempie Theory di pugni. Mamma mia, che match, davvero ultra aggressivo, ultra combattuto. Ancora Bobby, Theory però lo schiva per un braccio teso. No ragazzi, Lashley, guardate cosa fa. Lo aggancia e poi, body slam, lo schianta al tappeto. Adesso scarica di stomp di Bobby Lashley, che è stanco di subire. E infatti continua a malmenare Austin Theory. Poi lo prende, lo rimette in piedi, ecco ragazzi, è tempo di chiudere, è tempo di Dominator. Lashley, guardate, dopo aver subito per larghi tratti, adesso si appresta a chiudere subito così, il migliore dei modi, uno, due, mamma mia ragazzi, quasi tre, attenzione, no, una culla improvvisa di Theory, non ci credo, uno, due, Lashley, rimasto quasi fregato da Austin Theory. Mamma mia, astutissimo Austin, che adesso subisce il contrattacco di Lashley, ancora Lashley, ancora Bobby, no, Theory lo schiva, ancora Theory, super kick, ancora Austin, forearm su Bobby Lashley, che adesso prova il pin, uno, due, niente, kick out da parte di Bobby Lashley. Allora Theory accelera i ritmi, lo prende, lo rimette in piedi, ma qui Bobby non ci sta. E contrattacca con un bel forearm, poi prende Austin, lo manda all'angolino, rincorsa di Bobby, niente, Theory alza il ginocchio, adesso Theory, guardate, perfora Bobby Lashley all'angolino con questo attacco in corsa, e poi, guardate, che fa, se la svigna, se la fa sotto, no, invece ha una tattica, guardate, ha tirato Bobby Lashley all'esterno del ring per tramortirlo con un forearm, e poi lo schianta, secondo me d'acciaio, mamma mia, furbissimo Austin Theory. Porca miseria, questa cosa se l'è studiata a tavolino. Adesso prende Bobby, lo sbatte evidentemente contro la barricata, poi lo prende. Attenzione! No! Ancora, guardate come continua a malmenarlo. Ancora Theory che non si ferma. Afferra Bobby. Adesso mi sa tanto che lo vuole riportare sul quadrato. E infatti così fa. Lo attende al varco, poi lo rimette in piedi di forza, di peso.
E adesso lo porta verso l'angolino e fa sbattere la faccia sul cuscinetto. E Sosin cosa fa? Calca le distanze. No, 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 cosa vuole fare? Attenzione! Oddio, braccio teso! Ancora Austin Theory! Mamma mia, che blockbuster in corsa! Fenomenale! Uno, due! No, Bobby Lashley! Riesce a rialzarsi! Mamma mia, giusto in tempo! Ancora Theory! No, sberlone di Lashley! Sbarra di Bobby! Non ci credo, Hurtlock! 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 E qui Theory è in trappola! Theory è in trappola! Austin Theory è in trappola! Attenzione! Arrivato vicinissimo al cedere, Lashley insiste, Lashley insiste, continua a non mollare la presa, la Hurtlock, e qua ragazzi, qua non c'è scampo per Theory non c'è scampo, Lashley non molla la presa, Lashley non molla, Theory si muove come un disperato, è difficile, le corde sono lontane, però Theory con questo pestone, e poi con quest'altra manovra, si libera di Lashley, non ci credo, poi lo prende, una culla, dai, Lashley stordito, uno, due, quasi tre, signori, quasi tre, quasi conto di tre, ancora Theory, prende Lashley, lo rimette in piedi, e qua ragazzi è finita, c'è la manovra risolutiva di Austin, Theory, uno, due, no, Bobby Lashley in qualche modo si rialza, allora Theory lo prende, lo rimette subito in piedi, ma qui Bobby non ci sta, passa il contrattacco, lo prende, lo manda all'angolo, una spear, rincorsa, calcione, dritto, sulla testa, porca miseria, così in Theory, guardate, no, ma che sta facendo? No, ma non ci credo, Austin Theory si lascia rotolare all'esterno del ring, ma che furbo, Lashley allora lo riempie di botte, ma qui ancora cade nella trappola del campione degli Stati Uniti, che guardate, afferra Lashley, che però non si fa afferrare, no, ancora Lashley, oddio, Austin Theory sbatte la faccia sul tavolo dei commentatori, e qua è davvero dura per Theory, Lashley lo prende, lo riporta sul quadrato, adesso mi sa che lo vuole sistemare per bene, lo rimette in piedi, ancora commission di pugni, no, Theory lo evita, braccio teso, lo manda al tappeto, adesso Theory sale sulla seconda corda, tende al varco Bobby, e qua si lancia, no, Lashley lo evita, e adesso Lashley, non ci credo, la tende al varco per chiudere con la sua spear! No ragazzi, ma che succede? Si presenta Logan Paul che distrae Bobby Lashley, no, proprio quando aveva già vinto il match, no, Theory ne approfitta, e Takedown ed è finita, no, non ci credo, c'è lo schienamento, no, non è possibile, 1, 2 e 3, Austin Theory vince ed è il nuovo campione universale. Here is your winner and the new WWE Universal Champion, Austin Theory! E dunque amici, direi che questo episodio di SmackDown è giunto al termine, e quindi grazie mille a tutti quanti per aver partecipato, e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo imperdibile video. Grazie ancora a tutti, ciao!